tutti, come promesso, faremo questa sera una pastonata a base di aglio e peperoncino. Lo zenzero non abbiamo fatto in tempo a reperirlo, ma non è un problema. Utilizzeremo questi due alimenti per il loro potere antibiotico naturale. Somministreremo poi questa pastonata per una settimana consecutiva e aggiungeremo inoltre, questa bastonata questa sera, dato che il prodotto è arrivato in tempo, questo prodotto nuovissimo, prodotto dalla Happy Beauty, quindi dal nostro caro amico Domenico Lovetere, che voglio ringraziare per la disponibilità nello spiegarmi tutte minuziosamente le caratteristiche. Questo è un mix di erbe officinali, si presenta come una polvere, con un odore molto forte, totalmente naturale, e serve praticamente per prevenire tipo fitomite, per prevenire l'attacco degli acari. È molto importante quindi prevenire gli acari, perché combatterli, come ho già detto più volte, è molto complicato. E noi quindi nella prevenzione utilizziamo il fitomite, questo prodotto e un altro prodotto che finalmente è arrivato, che è questo qua, che è l'Icaro Piuma e del quale già vi ho parlato, e che è un prodotto eccezionale in quanto può essere spruzzato praticamente quando avete poi gli animali, come potete vedere, può essere spruzzato anche, diciamo, spruzzandolo sulle mani, anche se questo prodotto viene a contatto col mangime o con gli uccelli, andandolo ad odorare. Ha un forte odore, sembra di cannella, quindi è un prodotto totalmente sicuro che potete spruzzare sia con gli uccelli, con la presenza degli uccelli nella gabbia, sia con la presenza del mangimo nell'acqua, in quanto non è un prodotto assolutamente nocivo, ovviamente spruzzandolo sempre con cautela, non esagerando. E questo prodotto è associato a fitomite, all'Icaro Stop e a tutto il resto. Vi proteggerà sicuramente dagli acari e dell'orzolto, di cui poi faremo un video. Adesso faremo una prima parte delle bastonate, che si compone da due parti, andando a frullare l'aglio con il bastoncino. Quindi riprenderemo appena avremo sistemato. Prendiamo la seconda parte delle bastonate. Nella prima parte ho già ringraziato il mio amico Domenico Lovetere. In questa seconda parte in cui faremo la bastonata, voglio ringraziare Stefano Locchetta della Lust, che è una persona veramente speciale. Anche con questo ho avuto occasione di parlare in fiera a Reggio Emilia e finalmente ci siamo convinti a prendere il bastoncino. In questo caso abbiamo preso il bianco Lust, il B20, in quanto ci aggiungiamo alla preparazione alle cove, e abbiamo scelto questo bastoncino. Come vedete, è un bastoncino molto simile a una farina di biscotti, che non c'entra niente con il cielè, che noi comunque utilizziamo, continueremo ad utilizzare per altri tipi di preparazione. Per certi tipi di preparazione noi utilizzavamo già un bastoncino molto secco, simile, come diciamo, a livello ottico, simile a questo. Alla fine ho deciso di passare alla Lust, in quanto ho visto la serietà di questa azienda, ho visto parecchi video, ho visto innanzitutto che è un mio collega, ripeto, una persona speciale. Prima utilizzavo un bastoncino di cui non conoscevo i proprietari, adesso sono contento, quindi quando io ho un rapporto anche di fiducia con chi produce questi prodotti, è molto meglio, in quanto riesco a rispondere direttamente anche sul campo, ecco, come potete vedere, le lavorazioni che andremo a fare. Passiamo quindi a preparare questa pastonata. Abbiamo preso una testa di aglio composta, ecco, da tutti questi spicchi. La testa di aglio completa, presa circa 42 grammi, e fate attenzione quando aprite l'aglio fresco a non prendere, vi facciamo vedere un aglio, una testa d'aglio andata a male, che è questa sulla vostra sinistra, è una testa d'aglio invece buona. Ecco, se noi rompiamo questa che è andata male, vi faccio vedere che all'interno
è praticamente tutta secca. Questa emana anche un cattivo odore, quindi state attenti quando utilizzate, ma questo con qualsiasi vegetale fresco utilizzate, a pulirlo bene e a fare attenzione a quello che mettete poi all'interno. Mettiamo quindi la nostra testa, che è 45 grammi circa, nel frullatore e andiamo ad aggiungere mezzo chilo di bastoncino secco. Mettiamo l'aglio con tutte le bucce, non vi preoccupate perché mangiano e digeriscono anche quelle. Ovviamente è un aglio che è stato pulito. Quindi abbiamo messo il pastoncino della lusso, andiamo ad aggiungere poi, dato che la bastonata finita sarà intorno a 1,2 kg, il peperoncino piccante in polvere, noi ne mettiamo 10 grammi a chilo, ne metteremo in questo caso quindi 10 grammi. Andiamo a chiudere il frullatore, quindi per darvi più o meno un'idea dovete fare 10 grammi di aglio per 100 grammi di bastone, più o meno, di bastoncino. Andiamo a frullare a intermittenza. Facendola girare qualche secondo, poi dipende sempre dal frullatore che avete, e andiamo a mettere in un contenitore la bastonata. Andiamo a girare un po', vedete ci sono i pezzettini anche delle bucce, ma non vi preoccupate perché non c'è nessun problema. Ecco, abbiamo ottenuto, come vedete sempre, noi premiamo qualcosa sempre di più o meno morbido, ma è assolutamente quasi secca ancora in questo momento. E quindi questa è una base col peperoncino e l'aglio, che quindi è la parte antibiotica della bastonata. Adesso passeremo poi a farvi vedere la seconda parte. Passiamo a fare quindi l'ultima parte del video. E anche in quest'ultima parte devo ringraziare un altro grande amico con cui collaboro, quando lui utilizza il mio olio e i suoi semi, che è Gianni Cassetto, una grandissima, grandissima persona, che ci ha fornito, ecco, i semi spettacolari, che si vede che sono stati coltivati in maniera artigianale. Vediamo infatti, ecco, per esempio, una piccola pietra. Questo è un sinonimo che i semi sono praticamente naturale, sono perfetti, tutti pieni, non ce n'è uno vuoto. E poi questi sono per il nostro Amazzone, ci ha fornito come ogni anno, finalmente aspettiamo con ansia, il suo girasole micro, che è veramente micro. E per farvi vedere proprio quanto è micro, vi faccio vedere anche la sua scagliola, anche questa prodotta da lui, coltivata da lui, che abbiamo preso quest'anno, in quanto io parlando, cioè utilizzarla per i miei canarini, per tutti i canarini, sarebbe complesso. Quindi, dato che ho parlato con un allevatore esperto di cardellini, quest'anno, non faccio il nome perché mi uscirebbe anche male a dirlo, ma lui lo sa di chi parlo, mi ha consigliato di spezzare la miscela dei cardellini con circa il 40% di scagliola. Nel momento in cui mi ha detto di fare questa operazione, immediatamente ho deciso di farlo con la scagliola del mio amico Gianni. Non apriamo argomentazioni e discussioni sul fatto dei cardellini, se mangiano la scagliola o non la mangiano, perché mi sono affidato a un allevatore, in quanto anche io chiedo consigli. Questa persona mi ha consigliato di fare così, io mi fido di lui e faccio così. Quindi ringrazio tantissimo Gianni Cassetti, soprattutto per il girasole. Ecco, per farvi vedere, vi dicevo quanto è piccolo, metterò
proprio un piccolo seme del girasole, ecco, così vi rendete conto proprio di quanto sono piccoli, sono misti, in quanto lui mi diceva, si sono un po' infiltrati, si sono impollinati con quello un po' più grande, ma sono perfetti per i canarini. Quindi passiamo a preparare la pastonata, pesando semplicemente un chilo di pastoncino della Lusso. Ecco, questa è un'altra operazione che con questo pastoncino riesce sicuramente meglio che con il cerè. Pesate sempre tutte le cose, le ricette che io vi faccio vedere, perché è importantissimo. Per un risultato poi, diciamo, ottimale. E andremo ad unire al pastoncino secco l'Icaro Feed, un misurino e 2 grammi, uniremo. Si utilizza da 1 a 3 grammi per chilogrammo, noi metteremo 4 grammi considerando l'altro mezzo chilo di pastoncino. Vi ricordo che questo è un prodotto per prevenire anche questo gli acari. Andiamo a fare una giratina, ha un forte odore di citronella, mentre non si può descrivere, comunque ripeto, sono tutti erba officinale poi immaginate, quindi andate tranquilli, è un prodotto totalmente sicuro. Togliamo la bilancia per fare un po' di spazio. Quindi adesso prenderemo semplicemente 200 ml di acqua, 200 ml, mi raccomando, per un chilo di pastoncino secco, la versiamo sul pastone, e andiamo a lavorare muniti di guanti. Sfregando molto bene con le mani, ovviamente. E vi farò vedere innanzitutto come gonfia il pastoncino. Poi questo prodotto in polvere ha anche la proprietà di conservante, in quanto è prodotto proprio con le erbe, quindi conserva anche il pastoncino. E che a questo punto abbiamo ottenuto un pastoncino morbido, sempre che si mantiene sul secco e non troppo bagnato. Vedete che se andiamo a premere c'è dell'umidità, ma non tantissima da farlo poi appallottolare. Appena lo tocchiamo, vedete che ritorna perfettamente, che si sgrana. Adesso andiamo ad unire la parte con il peperoncino e l'aglio alla parte che abbiamo fatto adesso. E andiamo a mescolare le 2 parti insieme. Ecco, io faccio questa operazione. Ieri, mentre facevamo la fila per sgabbiare a Bari, un allevatore che è anche un amico mi ha detto: tu fai vedere questa cosa con molta facilità. Io, di fronte a mia moglie, appena ho fatto questa operazione, tutta la passionata mi è venuta tutto addosso e ci siamo fatti pure 4 risate per questa cosa. Quindi abbiamo, ecco, ottenuto la pastonata e andiamo ad unire adesso, calcolando che, ripeto, sempre circa un chilo
e mezzo di pastonata, andiamo ad aggiungere circa 200 grammi di semi di girasole micro, che finalmente, ripeto, sono arrivati. Questa è una cosa che potete mettere 100, 200, 250, e quando è un seme che mangiano anche puro, andremo quindi a mescolare il girasole al bastoncino. Che somministreremo, ripeto, per una settimana. Questo è il risultato finale. Vedete, i semi di girasole poi la renderanno anche appetibile. Vedete che se andiamo a premere, ripeto, è sempre umida. Poi domani mattina lo somministreremo e vi faremo vedere anche come è molto appetibile. Grazie a tutti, grazie quindi anche a questi tre amici, Stefano Locchetto e Gianni Cassetta e Domenico Lovedere, con i quali ho degli ottimi rapporti, ci scambiamo dei consigli e delle informazioni anche tecniche, che è la cosa più importante. Grazie a tutti e buona serata.